Namaste, io sono Easter Brave e bentornati ad un altro episodio di Front Mission. Come potete vedere ho potenziato il Tommy, che è un nome da bambino, sembrerebbe, di Molly, che beh, sarebbe Mori, ma vabbè, sappiamo benissimo, l'ho già spiegata. E come vedete ha tutto quanto Frost, quindi è un bel tank difensivo praticamente, un Panzer difensivo. Andiamo nella prossima missione. Ho parlato appunto di Tommy perché può darsi che c'entri con la storia. Vedremo. Andiamo all'ufficio militare. L'ufficio militare cosa ci ha detto? Rimani in zona. E ovviamente quando Olson ci dice rimani in zona, noi cosa facciamo? Usciamo e andiamo a inseguire Kit e JJ, che sono andati in mezzo al fiume. Musica da battaglia e siamo in mezzo. Ah, è come ha detto Mori. Ma ci sono anche dei Panzer, la vecchia non me l'aveva detto. Li prendiamo di sorpresa e scappiamo con il carico. Andiamo. Giustamente sono mercenari. Kit, JJ, fermi. Lloyd, voi due tornate indietro ora, è un ordine. Che facciamo? Non c'è altra scelta, torniamo indietro. Sono qua i soldati del Locu. Quella vecchia è stata lei. Ah, è una trappola. It's a trap. E appunto siamo in battaglia con 8 di questi, quindi vediamo di portare tutti tranne il Primrose, se riesco a ricordarmi come si fa. Ok, si selezionano con A e con B, invece vanno tolti. Vediamo di scendere in battaglia e vediamo un po' che cosa ci aspetta. Ok, allora il bello di questa battaglia qua, intanto bellissimo che abbiamo tutti i colori vari, è che Mori in realtà è cattiva e ci ha tradito, quindi io le ho appena dato un Panzer potentissimo. Però vediamo un po' di ragionare su come fare. Il terreno è molto molto difficile, quindi purtroppo io ho un sacco, vedete che saccata, fa fatica a muoversi, così come tanti altri, perché abbiamo le rotelle fondamentalmente, e questo è un terreno molto 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 accidentato, quindi non so esattamente come faremo. Ma vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Quindi vediamo di andare e cominciare a muoverci, allora, partendo dal nostro Lloyd. Siamo contro un po' di attacker, un po' di missiler, un po' di leader, c'è un bel po' di gente in giro, vediamo cosa riusciamo a fare, se riusciamo a fare il nostro meglio. Quindi vediamo di muoverci qua e cercare di scendere il primo possibile. Qui non possiamo passare di qua, quindi o facciamo il giro, no, non possiamo fare il giro per qua dietro, dobbiamo fare il giro di qua con saccata. Quindi adesso vediamo di muovere intanto gli altri. Mettiamo Frederick qua sotto, mettiamo Young qua sotto, mettiamo Paul qua sotto, Hans vieni qua, i nostri attaccanti dalla distanza, un Gregorio che comincia a muoversi di qua, un Alder si muove poco perché gli ho dato un Panzer effettivamente completamente diverso dagli altri, per cercare di variare e mostrarvi un po' di tutto. Però effettivamente è molto molto lento questo Panzer. Kit per fortuna può mettersi in prima fila, quindi lo mettiamo qua. E poi vediamo di muovere anche JJ e lo muoviamo qui. JJ tra l'altro, vedete, ha le ruote, però è già in una zona abbastanza bassa, quindi può tranquillamente fare il giro. Però dobbiamo usare sempre questa zona qua, quindi lo mettiamo qua JJ. Peewee, vediamo di muoverlo da questa parte di qua. E saccata lo muoviamo qua, almeno lo portiamo un po' più avanti. Vedete che Molly sta andando via. Soldati, uccideteli tutti quanti. Cominciano ad attaccare, certo, vai di baguette Kit che sei il migliore. Mancatissimo, colpito. Un bel 114 di esperienza, grande Kit che fa un altro livello, già livello 12. Ok, Kit non può fare nient'altro che no, se non attaccare chi ha davanti, quindi iniziamo da lui. Siamo venuti apposta per te, ma vedo che te la stai cavando da solo. Mancato di nuovo. Ho distrutto un braccio, l'ho distrutto tutto, perfetto. E Kit fa un altro livello immediatamente.
Ok, ne abbiamo eliminato uno. Direi che possiamo muovere Lloyd. Magari se riesco a beccarlo. Lloyd lo muoviamo qua, gli facciamo attaccare questo con il Grave. Avrei dovuto far attaccarlo da lontano, perché è uno dei pochi che ha le armi da lontano. Però, ah, tra l'altro a Lloyd gli ho messo il Pizza 8, che è un altro tipo di modalità per attaccare da lontano. Io posso attaccare da qui, da dietro gli alberi? No. Da qui? Da qua sì. Ok. Attacchiamo questo col Goldias, perché Frederick ha due Goldias. Ok, gli ho distrutto un braccio intanto. Perfetto, vediamo cosa riescono a fare gli altri. Yang comincia ad avvicinarti. Mi sa che Yang le faccio fare il giro. Yang, vieni di qua. Paul non può stare qua. È un po' di difficoltà a muovermi, eh. Ah, però da qua puoi attaccare. Quindi vai e attacca con il Goldias. Ok, inoffensivo e c'ha anche 8 di energia, quindi questo se ne va via. E Paul fa un livello. Ha bisogno di tanti livelli, Paul, effettivamente. Hans, vieni qui, anche se non puoi attaccare. E Gregorio deve muoversi da qua. Alder, vieni giù di qua. JJ, vieni di qua a fare il giro a sto punto. Peewee, vieni qui. Saccata, vieni qua sopra, deve fare tutto il giro. Deve fare tutto il giro perché non possono fare due caselle praticamente. Quindi tu devi venire qua sopra e scendere da quella parte. Intanto Molly, vedete che sta ancora andando da quella parte. Bene che cominciano a fare il giro anche di là, quindi Yang può fare qualcosa. Questi a quanto pare erano i Sun Owl, che sono tre colpi e fanno anche abbastanza male. E attaccano anche Molly. Wow! Che non se l'aspettava. Però per fortuna. Quindi avete fatto. Cioè, ho fatto bene a mettergli a corazza perché effettivamente ce l'hanno con lei. Molly è sotto attacco. Proteggiamo Mori, muoviamoci. Perché dovremmo proteggerla? Non lo so, ma. Ci ha tradito. Ma invece la salviamo. Perché noi siamo i buoni, insomma. Andiamo di proteggerci, adesso che abbiamo campo aperto possiamo, direi, farcela meglio. Con tutti e tre l'ho colpito di nuovo, wow. Ok, adesso che abbiamo campo aperto possiamo anche fare un po' di charge. Charge! Contro questo missile, direi. O questo missile, no, direi contro... Vediamo cosa può fare Kit. Kit può arrivare dovunque, quindi direi che Kit va qua. Mi attacca questo. Con la baguette, perché la baguette è la baguette. Kaboom! Ok, distrutto le gambe intanto. JJ può venire qua e attaccare questo con l'Exo. Ok, fuori un braccio e livello per JJ. E bravo JJ. E impara anche. Oh, finalmente abbiamo una skill per short, quindi l'attacco a distanza breve. Abbiamo Duel, che è l'attacco più preciso, Exchange, che può cambiare braccio, e Vites, che ha più colpi. Allora, questo è quello che ha Peewee. Duel è quello che andrò a scegliere, perché l'attacco più preciso non vuol dire, non è esattamente giusto come traduzione, ma praticamente posso scegliere che parte colpire, quindi andiamo a darglielo. E adesso la vedrete in azione la prossima volta che attacco, praticamente. Andiamo di qua con Peewee. Vedete, se c'è poco dislivello si può muovere di tanto. Vediamo di muovere Saccata, anche Saccata, come vedete, può muoversi tanto, però prima vorrei muovere Alder. Alder, vieni qui, no, qui. Purtroppo lei è un po' incasinata in questo momento perché gli alberi sono tutti qua, quindi o mando qualcuno che fa tutto sto giro, però può arrivare solo fin qua e attaccare da lontano. Ma per attaccare in corpo a corpo a questi devo fare tutto il giro qua sotto e andare da questa parte, quindi non è proprio facile. Quindi Saccata, vieni giù di qua, va al giro di qua, quindi segue Peewee. Frederick magari lo potrei muovere per aiutare di qua.
però ci sono gli alberi in mezzo, quindi gli tocca fare il giro da qua sopra. Quindi tu vieni qua, Young viene in corpo a corpo con questo e vai di Grave. Mi ha quasi distrutto il braccio col Sun Owl, che è l'attacco da lontano suo. Paul direi che puoi venire qui e attaccare questo con il Goldias. Così abbiamo tre gruppetti praticamente. Ok, fuori un braccio e fuori una gamba. Un sacco di esperienza, quindi ottimo. Hans puoi venire al posto di Lloyd appena lo muovo. Gregory puoi venire qua. Lloyd direi che può fare charge su questo. Vorrei provare ad attaccare col Pizz, però mi sa che attaccherò col Grave per adesso, perché tanto lì c'è solo un pugno. 23 danni non sono male, però. E abbiamo Hans che può muoversi qua e attaccare chi vuole. Attacca questo con l'Egret. Ah no, attacca questo con Goldias, direi, allora, non con l'Egret. Questo con Goldias, che è più forte. Ok, gambe andate, esperienza per noi, purtroppo non è la parte decisiva, però è comunque qualcosa. Appariamo, vediamo come ce la caviamo. Sì, dicevo, la cosa interessante di questo gioco, ne ho parlato brevemente nei vari episodi, ma mi piace, adesso la tattica più o meno l'abbiamo capita, quindi vedo di eseguire, però la cosa bella di questo gioco è che la storia, per essere un gioco tattico, a me i giochi tattici piacciono veramente tanto e ne sto riscoprendo molti ultimamente, soprattutto in questo periodo in cui ho avuto il PC un po' scarso e quindi quel poco che ho giocato l'ho giocato in versione emulata. Mi sono rivisto i vari Fire Emblem eccetera eccetera, ma questa chicca che avevo voluto presentarvi ve la presento soprattutto per la storia, perché è una storia molto molto interessante, perché i vari personaggi che ci sono tutti con una certa definizione effettivamente, quindi la trovo una cosa molto molto interessante questa, perché di ciascuno appunto abbiamo le caratteristiche, c'è quello che attacca da lontano, quello che è più forte così, quello più forte colà, quello che è amico di quest'altro. Sono cose che veramente mi piacciono parecchio e poi appunto sono storie serie, non è che hanno delle come si dice, non hanno delle motivazioni inutili, non sono i soliti ragazzini che tentano di salvare il mondo come qualsiasi Final Fantasy, nonostante Final Fantasy mi piace tantissimo, ma a volte i protagonisti sono stupidi fondamentalmente, quindi ci sono delle cose insomma che non mi sono mai piaciute, e invece quando si tratta di giochi che hanno una tematica un pochino più seriosa, diciamo così, in cui si sente che c'è qualcosa in palio, c'è una posta in palio, in questo caso siamo in guerra, è una cosa effettivamente interessante. E come avete visto è un po' lo stesso, un'atmosfera di questo genere l'ho trovata qua. Questa è ancora abbastanza, a confronto è ancora abbastanza l'acqua di rose. Magari attacchiamo con il più preciso dei due, che non mi ricordo qual è. Ah, è sempre Alexa, ok. Bello preciso, 84%, bello preciso, sì. E come vedete abbiamo duel, così ve lo posso mostrare. Ovvero, prima di attaccare posso scegliere quale dei due fare. O no duel, che vuol dire attaccare a caso, oppure posso dire attacca il body. L'ho cannato, però sappiate che si può fare, si può mirare una parte specifica per fare più o meno esperienza, fondamentalmente, quello vuol dire. Intanto andiamo giù con Peewee. Lloyd lo muoviamo di qua. Possiamo provare a usare anche il Pizza così quasi. Con questo. Vai di Pizza così lo vediamo anche in azione. Come vedete sono tre missili molto alti. Fanno anche un bel po' di casino e abbiamo anche un'uccisione. Bravo al nostro personaggio che, come potete vedere, ha un long di 700, che comunque non è male. Il nostro protagonista.
Tra l'altro, a proposito del protagonista, che è appunto Lloyd, è nella traduzione, ma in realtà sarebbe Roid, R-O-I-D, quindi o anche scritto con la Y anziché con la I. È un nome appunto, è un, non so bene se, cioè è un po' strano da definire, perché il gioco è giapponese, quindi se lo americanizziamo, no, inglesizziamo, diventa appunto Lloyd con due L iniziali, anche perché è australiano il personaggio, quindi è normale che abbia un attacco di questo genere. Ottimo che abbiamo un'altra, oggi è il giorno delle skill, abbiamo guida che andremo a mettere, che praticamente è la stessa cosa di Duel, solo che è per la lunga distanza. Abbiamo anche un piede Genem, che non è buonissimo confronto a quello che abbiamo. Qui direi che possiamo continuare ad andare giù anche con Gregorio. E Yang è l'unica che deve muoversi, e quindi lo muoviamo qua. Puoi attaccare da lontano Yang, sì. Ah, da un po' di più. E attacchiamo col Sanawal, che è sempre una possibilità di uccisione, anche perché c'è pochissima energia, quindi giusto e brava Yang. Stiamo facendo un sacco di livelli e skill. Probabilmente il bello appunto di questo gioco è che è curato della storia di ciascuno dei personaggi, cioè c'è un approfondimento su ciascuno dei personaggi. C'è l'abbiamo visto con il triangolo Natalie, Kit e il protagonista che c'ha l'amorosa che gli è stata uccisa, e il Yang che cerca una persona, Hans che c'ha paura ed è il ricercatore che però c'ha paura, Frederick che è quello che cerca lo scoop e non si sa come ha fatto a finire qua dentro, che è uno che non c'entra niente con i militari. Quindi ciascuno ha la sua backstory abbastanza interessante, devo dire. E nel mondo, aiutato a stabilire un mondo, che è questo mondo qua di Front Mission, che poi è durato anche negli altri Front Mission, perché ce ne sono almeno 5 canonici, più ci sono una serie di spin-off e cose varie che secondo me sono molto molto interessanti, e magari cercherò anche di mostrarveli. Molti non sono ancora tradotti in nessuna lingua fondamentalmente, quindi cercherò di fare il possibile comunque per darvi un'infarinata insomma di quello che c'è a disposizione. Sicuramente questo è appunto quello per Super Nintendo, che è l'originale, diciamo, da dove è partito tutto, ma è stato rifatto due volte, tra l'altro scoperto, è stato rifatto più di una volta per Nintendo DS, in cui è stata aggiunta una seconda campagna che appunto vi farò vedere quando giocherò la versione per DS, che è molto simile, è la stessa grafica di questo, solo che appunto ha due schermi, quindi ci sarà tutta un'impostazione diversa iniziale. E è stato rifatto anche per PlayStation invece, che è esattamente come questo, solo con lo schermo più grande fondamentalmente, quindi più o meno come se lo stessi giocando in questa modalità qua. Qui tra l'altro sto usando un filtro, non so se l'avevate capito, perché effettivamente la grafica è un po' più pixellosa, però appunto la trovo molto molto rilassante, molto interessante anche così. Sakata, che è il mio tiratore esperto, questo giro non sta facendo niente perché ha le ruote. Diciamo che è una difficoltà aggiuntiva che mi sono voluto mettere io, perché io in realtà ho già giocato queste missioni, ho un po' di base di queste missioni, però ho deciso di avrei dovuto mettere tutti quanti, cioè c'è una condizione ottimale per cui avere tutti quanti i Vanzer con lo stesso equipaggiamento, ma volevo variare per mostrarvi appunto cosa si può fare, appunto per dare ancora più, per raccontare ancora di più la storia, secondo me, che si racconta tramite le azioni in questo caso, che secondo me è una cosa interessante, appunto vedere che un Vanzer c'ha le ruote piuttosto che no, è da più caratteristiche, insomma mi suona più da Power Ranger, da Gat Tiger, o non so cosa vedevate voi, dei robottoni, e personalizzarli un pochino di più. Ok, comunque siamo molto molto ben messi, vediamo anche di fare un po' di charge e andarli a attaccare con l'Egret in casa loro. Praticamente abbiamo Guide, come vedete, che è già di livello 2 tra l'altro, e quindi io posso attaccare direttamente il body, quindi l'Egret se colpisce colpirà il body. Colpito una volta, l'altro non ha colpito, credo si abbassi leggermente la probabilità generale di colpire,
credo proprio di sì, anzi, si abbassa leggermente la probabilità di colpire, ma al tempo stesso si colpisce quella parte, che non è niente male come trade off. Andiamoci avanti anche col signor Peewee. Ormai li stiamo accerchiando quasi del tutto. A parte i due qua sopra che ci pensa Frederick a dare una mano. Ah no, sta scappando direttamente, vabbè. E qua abbiamo Gregorio che andrà contro questo leader. In uno contro uno. Il nostro Kong. Che mi piace tantissimo, che ha le baguette e le ruote. Sembra un batterista che si porta dietro con la doppia cassa sotto. Ok, mi ha attaccato col braccio diverso, strano. Okay. Non gliel'ho distrutto purtroppo. Però livello 13 anche con Lloyd, che però non ha ancora una skill. Skill adesso cominceranno ad arrivare abbastanza in fretta con i vari personaggi, ma per ora ancora niente. Qua possiamo inseguire. Ovviamente quella gran di Molly non cercherà di darmi una mano dopo che le ho salvato il culo. Però vediamo un po' cosa succede. Tanto qua distruzione totale da Frederick, bravo. Qua avviciniamoci ancora un po', anche se ormai non serve più di tanto. Tu puoi attaccare, sì. Vai di Egret. Overkill, perfetto. È un altro livello anche per Paul. Ottimo, e anche lui si prende guida. Questa era una cosa molto buona. Adesso abbiamo Hans e Paul che tutti e due hanno guida, che è una cosa molto interessante per far fuori da lontano. Appunto, mettiamo pure Bonnie. E come vedete ho colpito il body, perfetto. Gregorio va in uno contro uno. Vai di baguette. Mancato. Ha una buona capacità di scansarsi. Kit viene qua a prendere a pugni un camion. Bel 63. E tu vieni avanti, JJ. Possiamo fare il mirror match camion contro camion, però. Ah, ci sono ancora un po', dai. Vai di baguette ancora. Vediamo se va meglio con Gregorio. Ottimo! Un bel 52. E se non sbaglio... Ah, tra l'altro non ho visto la storia di... delle abilità di Gregorio. Possiamo dare un'occhiata anche. È bravo Kit che sta distruggendo tutto da solo. Allora, vediamo un attimo. Volevo vedere un paio di cose. Allora, una era... Pilot status. Ok, skill non me ne dà. Se voglio passare agli altri devo andare dietro e... Vai, li vediamo uno per uno adesso. Allora, intanto muoviamoci di qua e attacchiamo questo con Grave. Quasi distrutto le gambe. Tra l'altro Lloyd non è che abbia tantissima energia, quindi non è che abbia fatto proprio... sia stato il massimo della vita la mossa di muoversi così avanti. Frederick deve uccidere questo, quindi si può mettere qua e attaccarlo con lo Gnoat, perché credo abbia finito ormai gli altri colpi. Bel miss. Young viene qua. Si può prendere un'altra uccisione a Young, che le servirebbe anche. Ho colpito tutti. Allora, Paul ha guida, quindi posso muoverlo anche qua e attaccare questo con l'Egret. E vai di body.
Doppio mancato però. Hans, stessa cosa. Ok, Hans ce l'ha fatta un po' meglio. E come vedete adesso con le abilità comincia a diventare molto più facile il gioco, perché posso mirare effettivamente molto più spesso. Qua facciamo un giro con Gregorio. Ah, ecco, non ho visto. Gregorio ha stun. Se non sbaglio di livello 2. Dai che gli facciamo fare qualcosa anche Alder adesso. Sì. Attacco uno contro uno tra camion, ci sta. Combattimenti tra camion. Sono più forti, tra l'altro. Attenzione, perché dobbiamo spostarci adesso con Lloyd. Attenzione. Ok. Adesso è il momento di andare a curare Lloyd, perché se muore lui facciamo game over, quindi attenzione. Se sopravvive a questo siamo a buon punto. Rischio. Molto rischioso la situazione. Ma andiamo di pap perché ci sta. E adesso arriva il momento degli altri. Va risaccata JJ eccetera, arriveranno. Vedete che mi ha distrutto le gambe, quindi non posso muovermi di tanto. Curiamoci e vediamo di muoverci avanti. Saccata, è il tuo turno. Saccata non aspettava altro. Frederick continua ad inseguirlo. Frederick ha un'arma corpo a corpo? Ah, c'ha il pugno. Tutto tu, Frederick. Se continuano a sparargli col bazooka, prima o poi lo beccherai. Bravo. Young viene qua. Può attaccare con il Sun Owl, quindi vai ancora. Perfetto. Sono molto facile da colpire i camion, quindi direi che Paul può muoversi qua. Paul ha finito i colpi? Sa di sì. Quindi attacca con il Nail Fire, cioè il lanciafiamme. È sempre bello vedere il lanciafiamme in azione. Hans, vieni qui. Hans, con cosa attacchi Hans adesso? C'è una baguette se non sbaglio, quindi almeno una baguette potrebbe usarla. Prima però voglio muovere Alder se riesco. O Gregorio. Gregorio, allora un attimo se vediamo. Pile status a KO di livello 1, quindi a stun di livello 1. Mentre se non sbaglio allora Alder è meno forte, però ha stun di livello 3 già. Ok, si è svegliato, in che vuol dire che poteva controattaccare, ma non l'ha fatto. Alder, Alder gli manca pochissimo, quindi dobbiamo muovere Peewee a questo punto. Peewee lo muoviamo qui. Lo facciamo attaccare perché voglio fargli comunque fare un po' di esperienza a Peewee, se no avrà un po' di problemi. Adesso l'uccisione gliela da lei ad Alder se riusciamo, quindi Kit non può fare granché, eh? Quindi Kit vieni qua a sto turno. JJ comincia a avvicinarti. Hans può venire ad attaccare lui con abbiamo il pugno e abbiamo anche la baguette. Effettivamente uso la baguette. Allora Hans gli ho voluto dare comunque qualcosa, perché quando finisce i colpi almeno può fare un po' d'aiuto, anche se canna miseramente. Alder, allora è tutto tuo. Non credo tu possa stunnare un camion, però almeno un po' di danno.
Tra l'altro con questa cosa qua mi piace molto perché sembra molto Megatron dei il cattivo dei Transformers. Mi sta attaccando ancora Lloyd. Ah no, Young. Se vi siete chiesti che cos'è il numerino quando faccio guard è la quantità di danni che posso assorbire con questo. Guard 10, vedete che se lui mi colpisce, anziché farmi 16 mi ha fatto 6 danni il primo colpo. Saccata, resta qua. Vediamo se riesci a ucciderlo tu, che hai bisogno di un'uccisione. Bravissimo. Poi abbiamo Frederick che continua il suo inseguimento folle. Alla ricerca di uno scoop. E ce la fa. Skill? Niente skill. Sappiate appunto che Frederick lo prenderò in giro perché è forse l'unico personaggio che non avrà mai una skill per l'intero gioco o qualcosa del genere. Direi che forse JJ può venire qua a occupare questo posto. Dare una mano con Lexa. Anche perché ha body, possiamo mirare. Un bel 55 al body, così praticamente gliene facciamo un altro con un attacco a distanza ed è morto. Lloyd, puoi attaccare a distanza col pizzo? O è già finito? No, è già finito. Young può attaccare a distanza ancora? No. Hai finito i colpi? Sì. Paul? No. Hans? No. Mi ha finito i colpi a distanza, allora in generale. Questo glielo volevo lasciare come uccisione a Alder, quindi andiamo su Alder, che tra l'altro appunto se vedo su pilot status vedete... Ah no, che io ho di livello 1, pensavo di livello 3. Però si vede che gli funziona molto bene perché avete visto un sacco di stun da quando ce l'ho con Alder. E ci fa una bella uccisione, bravo Alder. Secondo camion fuori uso, abbiamo un Leo Social che è un fucile discretamente buono. Qua arriva Kit a dare una mano nelle retrovie. Distrutta le gambe con un colpo, bravo. Kit è il personaggio che fa più danni in assoluto per ora perché... in realtà il gioco suggerisce di farlo un po'. Cioè di farlo un pochino... posso attaccare questo? Di farlo un po'... Qua di nuovo di baguette. Di farlo un po' con il corpo a corpo e un po' con la corta distanza. Qua ho fatto... Gregorio ha fatto tanto e poi è arrivato Hans e l'ha ucciso. Gregorio viene a menare le mani lo stesso perché... no. Vabbè, andiamoci di qua, sono rimasti loro due allora. Sì, dicevo la cosa, il gioco suggerisce di farlo corpo a corpo e corto raggio, quindi mettergli una baguette in una mano e un fucile nell'altro, ma è più bello secondo me farlo completamente corpo a corpo perché parte già con double e double funziona solo con le armi corpo a corpo, quindi trovo una cosa molto interessante appunto farlo completamente così e sfruttarlo al massimo proprio per quello che ha. Tra l'altro, a proposito di questa cosa, se andiamo su Kit, possiamo vedere, se vado su Pilot, mi dice appunto che abbiamo Double già di livello 2 e continuerà a aumentare di livello man mano che andiamo avanti. Se non sbaglio, i livelli sono 1, 2, 3 e poi c'è un livello che viene chiamato livello Final, appunto livello finale, e man mano che andiamo avanti aumenta la probabilità che le varie caratteristiche, ad esempio Double, si... aumenti la probabilità che succeda, quindi molto interessante come cosa. Appunto si parte con qui avrei potuto fare, anziché fare così che ho mancato, avrei potuto usare l'altro che aveva una minor percentuale di colpire ma aveva più colpi, però mirandoli tutti quanti al body, uno o due colpi del body al body ci arrivavano.
Ma in questo caso non ce l'abbiamo fatta. Vediamo di muoverci. Vediamo di muoverci qua. E magari uno di quelli che attacca da lontano, tipo Lloyd. Lo mettiamo qua. Mettiamo Sakata qui. È irrilevante che Sakata sia lì, ma vabbè. Young la mettiamo qua. Sì, perché questi qua sono bloccati qua, non posso mettermi più attorno. Quindi mettiamoci attorno a Peewee se riusciamo. Hans, vieni qui. E tu vieni qua. E Alder viene qua. Almeno posso ricaricare un po' di armi a distanza. Magari riesco a fare qualcosina in più. Stanno attaccando Lloyd perché è l'unica maniera per cui possono vincere, ma Lloyd c'ha comunque sopra i 1000 di agilità, eh. Questo rischia di disintegrarsi da solo, infatti. Ci hai provato? Ci hai provato. Kit si prende un'altra uccisione. Tra l'altro, ecco, cosa interessante che non ho mai notato. Ci sono il numero di uccisioni che abbiamo fatto? Potreste anche andarle a contare. Sarebbe bello sapere le caratteristiche appunto dell'uccisione a fine serie. E come al solito, appunto, se volete partecipare, sappiate anche che c'è, come al solito, il sondaggio alla vecchia maniera per scegliere il titolo dell'episodio, che trovate in alto a destra nella scheda. Voglio vedere. Hans ha recuperato munizioni? Nope. Deve stare fermo un turno, probabilmente. Posso fargli fare supply? Gli facciamo fare supply? Credo non serva fare supply, ma probabilmente serve stare un turno intero fermi vicino a il... Infatti facciamo esci direttamente. Grigor, vieni qui. Alder, vieni qua. E facciamo attaccare da te. Vediamo se Kit si prende anche l'uccisione finale. Probabilmente sì, conoscendolo. No. No, niente uccisione finale. Allora JJ, allora facciamo Grave. Lo attacchiamo col Grave, che è il mitragliatore, ma usiamo sul body. Esatto, uno dei colpi gli arriva al body e quindi riesce a fare. E bravo JJ che si prende l'uccisione finale. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perché l'hai fatto? Perché mi avete aiutato? Perché perché noi siamo i buoni, non lo so. Che facciamo? Non possiamo tenerla con noi. Sono con JJ, non voglio più essere raggirato. Non succederà più. Che cosa hai detto? Non perdonerò Lloyd, ma non vi prenderò più in giro. Con delle messe in scena come oggi. Tenetemi con voi. Ho la tua parola. Lloyd è sempre di poche parole, spicciolo e cambia idea. Dice, ma sì, vieni. Tanto siamo dei mercenari che vanno incontro al loro destino. Un sacco di soldini. Un bel po' di soldini. E come al solito abbiamo disertato gli ordini del signor Olson. Quindi adesso andremo a sentire se ci striglia le orecchie. Se ci strega le orecchie lo scopriremo nel prossimo episodio, perché appunto siamo ritornati a Freedom City, quindi non ci sarà nient'altro da aggiungere riguardo a potenziamenti vari. Potremo andare al Colosseo a fare un po' di soldi e vendere un po' di roba al negozio, ma direi che ci vediamo direttamente al prossimo episodio. Grazie ancora della visione, ci vediamo al prossimo episodio, l'ho detto già. Io sono Mr. Brave, Namaste and be brave.